Passo la parola a Claudio Saltarelli, Buonasera. che modererà il dibattito. Claudio Saltarelli, scrittore, giornalista, direttore della rivista storica Alla Terra di, Alta Terra di Alta Terra Lavoro, di sono Lavoro. curatore del blog Alta Terra di Lavoro, Ok, non sono allora. un giornalista assolutamente, però curo, sono presidente di un'associazione Alta Terra di Lavoro e curo il blog Alta Terra di Lavoro. Perfetto, parliamo appunto, cominciamo a parlare proprio di questo blog, Alta Terra, di Lavoro, in cui si parla di storia del Risorgimento, però naturalmente si analizza da un punto di vista, diciamo, Beh, diverso guarda, da quella che è la storia e storiografia ufficiale, ecco. allora guarda, innanzitutto l'associazione che c'è dietro al blog c'è la parola identitaria, quindi l'identità per noi non è soltanto storiografica, ma anche il recupero delle tradizioni che può essere artistiche, culinarie, archeologiche, culturali, di vario genere, musicali. E per quanto riguarda l'aspetto storico, io non parlerei nemmeno dell'altra angolazione del Risorgimento, nemmeno di revisionismo, soltanto ripristino di verità storiche che per mille motivi che non stiamo adesso qui ad elencare sono state accantonate per molto tempo, ma che come un fiume carsico da circa 30 anni a questa parte è uscito fuori dalla terra e non riesce più a ritirarsi e soprattutto non riescono più a controllare. Oggi la giornata di Iorrago è importantissima perché secondo il mio modesto parere c'è una riflessione da fare importante, a prescindere da come uno la pensa. Se oggi a Torraca venisse il Presidente della Repubblica, cosa succederebbe? Una festa incredibile per questo paese. E io immagino il 28 settembre 1852, il popolo di Torraca che vede Ferdinando II di Borbone di Napoli, Sua Altezza Reale, che viene a Torraca, immagino il clima di festa e di gioia che c'era in quel periodo e che onore ha avuto Torraca a ricevere la visita di un sovrano. Calcolando poi che il cattolicesimo di una volta era molto molto sentito nelle popolazioni napoletane e quindi dopo il Dio, dopo il Papa c'era il Re. E quindi molte volte venendo qui da Cassino, che vengo da Cassino, mi immaginavo la festa e la gioia di questo posto che ha conservato tutti i crismi della legalità, infatti è un posto molto molto aristocratico che fa capire anche delle sue mura, delle sue pietre, fa capire dell'importanza di questo luogo. Si parla sempre di Pisacane, perfetto, ma Pisacane comunque è una realtà molto locale, anche perché al di fuori di queste zone non è che se ne parla molto se non in maniera marginale. Però un re che viene a Torraca è qualcosa che non è da tutti i giorni. Quindi questo bisognerebbe oggi pensare e soprattutto ritornare indietro con la memoria. Immaginare che festa, che cosa è successo a Torraca quando è venuto un re. Ripeto, immaginate oggi che viene il Presidente della Repubblica, che succede qua? Tutto qua. Grazie.